no, sai, perché non ci hanno consegnato in tempo la roba. Purtroppo il server si è scassato. Sai, abbiamo avuto un sacco di cose da fare nel frattempo, purtroppo non ci siamo riusciti. Ma io dico, ma possibile che nessuno si prende mai la responsabilità delle cose che gli succedono? Cioè, ma come possono cambiare le cose se è sempre colpa di qualcun altro? Vabbè, ma se si è rotta quella cosa lì, dice, io che c'entro? Ma quella cosa lì chi l'ha comprata? Quella cosa lì chi l'ha scelta? Quella cosa lì chi è che ha deciso di non guardarla per anni e anni finché si è scassata? Allora la responsabilità è anche tua, non di quello che non è venuto a ripararla. Perché quella cosa lì è parte dei tuoi asset, delle cose che servono a te, non alla ditta che deve venire a ripararle. Quindi, ogni volta che qualcuno ti dice, sai, non ho potuto, purtroppo, abbiamo avuto un sacco di cose da fare. Da, lampadina rossa lampeggiante, persone che non si prendono le loro responsabilità. Come riconosci quelli da luce verde? Si riconoscono subito. Uno, chiedono scusa, dicono, perdonami, sono mortificato, hai veramente ragione. Mi devi scusare per questa cosa. E poi, numero due, non la buttano in caciara. Perché uno potrebbe partire così e poi dirti, sai, però non mi hanno consegnato in tempo la roba. No, ti dice, purtroppo ho scelto un fornitore che si è rivelato poco affidabile. Due, quindi si prendono totale responsabilità dell'errore che hanno fatto e delle conseguenze. Non lo scaricano mai sugli altri. Tre, questo è veramente rarissimo, ti dicono anche, quindi, ho appreso che forse è meglio non lavorare più con questo fornitore, dalla prossima volta, così come mi hai consigliato tu, chiamerò cicciccia. Quindi fanno tre cose quelli da luce verde. Uno, chiedono scusa. Due, riconoscono apertamente, senza farsi nessun problema, la loro responsabilità e l'errore che hanno fatto. Tre, ti dicono quindi dove hanno sbagliato e cosa pensano di fare in futuro per far sì che questa cosa non risucceda più. Queste, secondo me, sono persone responsabili. Fabbrichiamone di più, diamo il buon esempio, facciamo in modo di essere tutti più responsabili, perché se mi metto il posto di guida le cose le posso cambiare. Se mi prendo la responsabilità agli occhi degli altri quando sbaglio, gli altri apprezzano, si fidano di me anche se ho commesso un errore. E tre, ogni volta che sbaglio costruisco pubblicamente, apertamente, una soluzione, una strada da percorrere in futuro per non cascare nella stessa buca.